Viene inquadrato nell'undicesimo genio battaglione, ma molto spesso ci spostavamo dal reparto all'altro, da un campo all'altro, senza neanche dirci dove eravamo. Zaguan non era un monte come quello del mio paese natale. Molti macigni erano rossi affioranti. Come in Sardegna, anche qui c'erano cinghiali e aquile. Era una zona vicina a quella di Enfidavia, un posto dove si era svolta la battaglia più violenta e selvaggia dopo quella di Alemai, aveva scritto il generale inglese Montgomery, comandante dell'ottava armata. Il battesimo della bomba l'aveva fatto lì, è infidabile. Non ci avrei mai pensato quando ero pastorello contadino in Sardegna. L'ordine era quello di far saltare in aria un ponte dove dovevano passare le autocarri caremate inglesi. E molto, quasi tutto, dipendeva da me, diventato uomo di bombe e di mine. Tutto perfetto era stato. Io e i due compagni continentali della Liguria avevamo fatto le cose per bene. C'era anche un sardo, Marcia si chiamava, di Burcei, paese vicino a Cagliari. Dal nostro comandante e da Bombone Mansueto sapevamo che i carri dovevano passare alle 20:30. Quindi dovevamo sistemare le mine sotto il ponte, calcolando bene i tempi. Avevamo messo i tubi da 50 centimetri. E poi accendere le micce per tempo, calcolare la lunghezza del filo. Ci eravamo dati 5 minuti di sicurezza. Un compagno ligure di Recco, Cristoforo, mi dice che i carri armati inglesi sono nel nostro campo. Il sergente che mi comandava mi dice: «Cossu parti!» «Certo, signor sergente, spicciati co...» «Ci arrivo in un istante.» Corro cercando di nascondermi fra i pochi cespugli che erano sul costone. Ho con me fiammiferi strani, ma funzionavano. Vado e metto fuoco in 12 tubi carichi di polvere da sparo. Era buio, ma avevo studiato bene il posto prima che il sole si nascondesse dietro i monti. Era un mercoledì, era il 17 marzo del 1943. Corro verso la nostra postazione, pure quella fortificata e protetta. Sentiamo tutti il rumore dei carri inglesi in arrivo. Io ho il batticuore. Mi chiedo se ho fatto bene o se ho fatto male. Ma mica ero solo, dovevamo piazzare 2000 mine. Ci siamo divisi in 3 gruppi. Gli inglesi passano sul ponte e si sente un rumore fortissimo. Le bombe esplodono, si alza fumo nero alto. I carri armati sono uno attaccato all'altro e precipitano tutti insieme. Non sentiamo neanche un lamento d'uomo. Rumore forte di ferro contro ferro. È davvero una strage. Gli inglesi erano 9 e muoiono tutti e 9. I più erano stati macinati dalle nostre bombe. Alcuni erano morti schiacciati dai cingoli dei loro stessi carri armati. Era morto anche un italiano quella sera. Era un sergente di Cagliari. Il nome non lo ricordo. Ricordo che era coperto di sangue, che avevo perso un braccio che avevo visto una decina di metri. Dirlo. La guerra è guerra, aveva detto il soldato di Burcei. Come ti chiami?